Partiamo da Java. Dopo aver creato il Dynamic Web Project, andiamo a creare la classe artista che mappa la tabella artista. Questa è la tabella artista, adesso vado a prenderla. La classe Java deve mappare la tabella nel senso che deve avere gli stessi attributi. ID, nome, data nascita, anno inizio, anno fine. Queste sono le variabili di istanza, tutte private. In più, i tipi. Allora, vediamo qual è la corrispondenza tra i tipi di Java e i tipi di SQL. Allora, il tipo SQL int corrisponde al tipo integer o long, ma noi possiamo usare integer di Java. Attenzione, non è il tipo int primitivo, è il tipo integer, che è una classe Java che consente di trasformare i numeri in oggetti, quindi un valore primitivo come un numero intero viene trasformato in un oggetto. Quando si lavora con i database conveniente utilizzare appunto queste classi piuttosto che il tipo primitivo int. E poi abbiamo il varchar di SQL che in Java corrisponde al tipo string. Poi il tipo date di SQL che corrisponde al tipo date di Java. Quindi dovete creare una classe che mappa la tabella artista e che contiene tutti i metodi getter e setter, il metodo toString e un costruttore di default e per adesso un altro costruttore con tutti i parametri. Poi se dovessero servirci altri costruttori li andremo a creare di volta in volta. Qua su Java Resources, qua andate a creare, vi aiuto, vi do diciamo l'inizio, mettiamo questa classe, vado a scrivere anche qua, così chi farà l'esercitazione dopo lo sa, inserire la classe nel package, chiamiamolo model, la classe Java fatta in questo modo si chiama anche, si definisce anche POGIO, e POGIO è un acronimo di Plain Old Java Object. Quindi vi lascio un po' di tempo e poi proviamo insieme a vedere se controllare quello che avete fatto e propongo io la soluzione. Vado a creare la classe New Class Artista. Mi raccomando con la maiuscola. Allora, vado a scrivere le variabili di istanza, ID, come ho detto, di tipo integer, quindi private integer ID. Poi c'era il nome, che è una stringa, private string nome, la data di nascita che è di tipo date, private date con la D maiuscola, data nascita. E qui devo importare la classe date da Java SQL. Private int, mi sono dimenticata i nomi, data inizio, anno inizio, anno fine. Anno inizio e private int, anno fine. La classe integer chiama classe wrapper, c'è anche la classe double con la D maiuscola, la classe boolean con la D
B maiuscola, quindi per ogni tipo primitivo c'è una classe wrapper. La classe wrapper permette appunto di trattare dei dati primitivi come oggetti. E qua, vabbè, c'è il costruttore, per esempio, che consente di prendere, vedete, un valore intero, un valore di tipo intero, e di trasformarlo in un oggetto, un'istanza della classe integer. E poi, vabbè, ci sono altri metodi. Nella versione 15, che è quella che state usando voi, o comunque anche la 14, credo, questa modalità di creazione di un'istanza della classe integer è deprecata. Ok? Quindi non c'è più bisogno di utilizzare il costruttore in questo modo. E poi vedremo come si fa. Adesso diventa tutto semplice. Perché? Perché utilizzo Eclipse per creare tutto ciò che mi serve. Allora, costruttore di default. Vado a creare il costruttore di default usando Eclipse, quindi vado su Source, Generate Constructor Using Fields, tolgo via tutti i, deseleziono tutti i campi e attenzione, per evitare che venga anche inserita questa chiamata al costruttore della superclasse, con super, bisogna spuntare questa casellina qua. Omit call to default constructor super. Poi vado a generare il costruttore di default. Poi, sempre in maniera molto semplice, vado a generare il costruttore con tutti i campi. Poi ancora i getter, i setter, quindi qua generate getters and setters. Seleziono tutto. E clicco su Generate e poi ancora il metodo toString. Ok. Allora, per fare una cosa ben fatta, qua dovrei anche andare a scrivere la documentazione della classe, però non lo farò, perché risparmiamo un po' di tempo. Però ricordatevi che le classi che rappresentano dei tipi di dato e devono essere commentate, devono contenere i commenti di documentazione. Creare una pagina HTML contenente un form che consente di inserire i dati dell'artista. Con un pulsante per inviarli al server. Ora qua bisogna capire se voi siete, quanto siete bravi a creare form HTML. Allora, che cos'è un form HTML? Come, intanto cosa serve? Serve per consentire all'utente di inserire dei dati e inviarli. E l'invio viene fatto verso un programma, normalmente un programma serve. Qual è il tag che serve per creare un form? È questo, form. E naturalmente c'è il tag di chiusura, slash form. Dovendo consentire all'utente di inserire dei dati, all'interno di questo form ci sono sostanzialmente tre tipologie di elementi, che sono i campi di input, i campi select e i button e i pulsanti. I campi di input servono appunto per inserire i dati, per far inserire i dati all'utente. Campi select servono per creare delle liste drop-down con opzioni dove l'utente può scegliere una o, se impostiamo questo campo select in un particolare modo, anche più opzioni. E poi ci sono i pulsanti, pulsanti per inviare i dati, pulsanti per resettare il form, cioè cancellare il contenuto per poterlo reinserire. Oppure dei campi che dei pulsanti, scusatemi, i campi, ma pulsanti
che in realtà non fanno niente di particolare, ma sono associate del codice JavaScript. Siccome non posso fare qua tutta la casistica, andiamo a vedere su VutroSchools i campi quali sono. Quindi questo è un esempio di form, però vediamo un po' quali sono le tipologie di campi di input. Vedete, ogni campo di input è intanto racchiuso all'interno di un elemento input e poi c'è un attributo type che permette di specificare il tipo di elemento. Può essere una casella di testo, può essere un pulsante radio. Pulsanti radio sono quelli dove è possibile fare solo una selezione, non sono i cerchi. Poi può essere una checkbox, cioè le caselle, quelle di controllo, i quadratini, potete fare quindi una selezione multipla. Possono essere anche dei campi input submit, in questo caso diventano dei pulsanti. Con la versione di HTML5 sono stati anche aggiunti altri tipi e in questa pagina, se fate la ricerca che ho fatto io, trovate tutti i tipi di campi del form. Questo c'era già anche in HTML4, il campo password, che rispetto a una semplice casella di testo rende, vedete, il contenuto non visibile, quindi sostituisce i caratteri con dei pallini. Poi, vabbè, questo è l'input type submit che si trasforma in un pulsante per l'invio, il pulsante reset che serve per cancellare il contenuto del form, difatti non lo fa, comunque non importa, dovrebbe farlo ma non lo fa. I radio, eccoli qua, pulsanti radio. Le checkbox, quindi avete veramente la possibilità di inserire di tutto e di più. Poi abbiamo i type button che devono essere collegati a un JavaScript. Poi guardate, type color. Il type color permette di scegliere dei colori, vedete? Presenta una cosa del genere, è già pronta, è solo da usare. Se voi usate il type color, vi viene fuori questo color picker. Il type date, anche qui, vi viene fuori il calendario per la scelta delle date. Poi abbiamo vabbè, qua, date, time, local, l'email. È sempre un campo di testo, però il browser è in grado di fare un controllo nel caso in cui voi non scriviate un'email corretta. Vedete qua. Vabbè. Aggiunge un simbolo, eccetera. Quindi fa il browser un controllo sulla correttezza del formato imparziale, però, cioè va semplicemente a vedere se c'è la chioccia. Campi nascosti, hidden. Vabbè, il tipo mese, il tipo number per inserire dei numeri. È possibile anche specificare il passo, cioè ogni volta che faccio clic su questo pulsantino di quanto deve variare, qual è il massimo, il minimo, eccetera. Fate quindi riferimento a questo tutorial per capire come utilizzare questi campi. Dobbiamo inserire il nome, la data di nascita, l'anno inizio e l'anno fine. Inseriamo il primo campo di input. Allora, per inserire il nome devo inserire una stringa, quindi il type sarà uguale a text. Adesso lo lascio così e poi piano piano andiamo a migliorarlo e chiudo. Poi mi serve la data di nascita, quindi input type, qua posso mettere come tipo date. Mi servono due campi interi e poi un pulsante. Allora, il pulsante lo posso inserire come campo di input. Vi faccio vedere i due casi. Come input type uguale submit. Submit perché poi dobbiamo inviarli questi dati, quindi devo scegliere questa tipologia. Devo per forza aggiungere un altro attributo che è il value, cioè il value è l'etichetta del pulsante, perché altrimenti sul pulsante non c'è scritto niente. Invia, per esempio.
Posso creare un pulsante del tutto analogo usando invece un altro elemento, button, un altro elemento di HTML, button, mettendo sempre come type submit. E in questo caso non si mette il value perché questo è un elemento che ha sia il tag start tag che l'end tag, cioè il tag di apertura e di chiusura, e in mezzo si mette l'etichetta che deve comparire sul pulsante. E vado a lanciarlo in Chrome. Ecco, questo è il forum. Il problema adesso, qui vedete che c'è la scelta al calendario per le date, qua sono campi numerici. Lasciamo perdere la formattazione, vedete che sono due pulsanti in via del tutto equivalenti. Lasciamo, dicevo, perdere la formattazione, quello che invece è importante è che l'utente non sa cosa deve inserire in questi campi. Quindi ho due possibilità. Quella più semplice consiste nell'andare a inserire all'interno di ciascun campo un placeholder. Placeholder, inserisci nome, per esempio, tolgo via uno di questi due pulsanti, lascio il button. Andiamo a vedere. Aggiorno. Vedete qua non compare il placeholder. E come ID hanno inizio e qua stessa cosa però con l'anno fine e aggiungo le label. Allora, label for è un attributo e qua vado a mettere l'ID di questo campo di input. Questo serve per l'accessibilità. Poi scrivo la label, questo è il nome. Slash label. Ecco quello che abbiamo ottenuto. Non mi piace il fatto che qua ci sia Arial e qua Times New Roman. Andiamo a scegliere come font family Arial. Ecco. Oh, il nostro form. Copio proprio tutto il file e vado qui e lo incollo dentro web content. Quindi paste. Adesso guardate, posso lanciare l'applicazione. Tasto destro del mouse, run as, run on server. E adesso mi aprirà questa pagina dove il prossimo passaggio, adesso vi lascio, il prossimo step sarà quello di prendere i dati che l'utente inserisce, facendo anche un controllo oltretutto sul fatto che siano presenti, che siano corretti, eccetera. Prendere questi dati e passarli al server e poi il passaggio successivo sarà quello che il server prenderà questi dati e li andrà a inserire nella tabella artista.